Buongiorno, non mi ricordavo più come fosse stare in campagna con tutti. Non so se sentite gli uccellini, che bellezza, che silenzio. Speravo di dormire ancora un po', però vabbè, meglio, così riusciamo a fare un po' di cose prima che arrivi tutta la banda a festeggiare Sdeva. E tra l'altro mi è venuta la splendida idea stamattina di andarvi a comprare un libro sulle emozioni, perché ieri stavamo sfogliando insieme un libro e mi fa: perché questo gigante è arrabbiato? Io volevo già prendere il libro sulle emozioni, perché le ho studiate adesso un po', e quindi, però ho detto boh, magari è un po' presto, perché lei ancora non vuole farsi raccontare le storie, eccetera. Quindi ho detto, non lo so. Ieri ne ho cercati un po' in Feltrinelli, ma erano più magari anche sulla didattica, quelli che conoscevo, quindi ho detto no, ancora un po' presto. E però no, meglio prevenire, quindi adesso vado con Dani appena riesce a passarmi a prendere un librettino. Intanto andiamo a fare colazione e poi mi inizio a preparare. In esplorazione per vedere i regali di Sveva, ma sono già tutti impacchettati. Questa è la bicicletta che voleva e questo è il mio regalo, il calcetto. Dopo l'altra zia le ha preso le porte da calcio perché le voleva le porte da calcio, e quindi oggi ci sarà da ridere appena aprirà i regali, sarà super felice. Bene, ora mi preparo, un attimo, che poi tra un po' arriverà anche la mia nonnina e così almeno poi sono a posto. Visto che la mia mamma mi ha comprato delle maschere per il viso, adesso mi faccio una bella maschera prima di farmi la doccia, che volevo un po' sistemare i capelli per essere in ordine oggi. E quindi una bella maschera idratante, e poi magari metto a posto due cose dell'uni, studio un po' se riesco, così mi porto avanti. Eccola qui la mia maschera Hydra Bomb. Mi trovo abbastanza bene con questa, mi dà proprio una bella idratazione. Oops. E che cavolo, apre da una parte e si chiude dall'altra. Ok. Fa tutto molto ridere. Oh, com'è freddo! Ecco qua, lasciami in pausa un quarto d'ora, 20 minuti. Ok, pronta a levare la maschera. Mi faccio una doccia anche perché tra poco arriva il Dani. Io sono ovviamente in ritardo. Ok, doccia fatta. Ora finisco un po' di restauro. Questo è uno scrub per le labbra, che pizzica anche un po'. In questo momento non pizzica, di solito sì. Vabbè, niente, dopo lo sciacquo e mi trucco anche, tanto ormai Dani si è arresa al fatto che sono in ritardo. Allora, Dani è appena partito, quindi ho giusto il tempo per darmi una sistemata col trucco. Ecco, mio fratello vuole che monti i palloncini, mi ha appena scritto un messaggio, benissimo. Come sarà contento il Dani dopo l'esperienza dell'anno scorso, che abbiamo dovuto riempire e gonfiare un sacco di palloncini. E io stavo sclerando perché volevo tutto perfetto per mia nipote, e quindi non mi veniva come volevo. E Dani, poverino, che mi deve sempre sopportare. Ma questa volta cerco di essere un pochino più brava. Bene, giusto un po' di terra sparsa a caso per non sembrare un Casper. Un po' di mascara e via. E poi vi faccio vedere anche l'outfit che pensavo, se faccio in tempo.
ma molto easy perché tanto stiamo qua in casa da me, ci sono solo parenti più stretti, quindi. E poi devo capire se sta bene con con il cappellino che ha scelto mia nipote per noi. Devo capire, fa morire. Io non so cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni. Mascara e via, però io non sono come quelle brave che si truccano così. Ah, guarda, ci sto riuscendo. Come minimo faccio danni, più o meno. Ci vediamo tra poco. Allora, al momento ho pensato di mettere la mia gonna di jeans e questo maglioncino perché comunque non fa caldissimo. Oh, mamma, Dani è arrivato, devo andare. Devo solo capire le scarpe. Per il momento metto le scarpe da ginnastica, poi vediamo. Scappo, se no mi uccide. Eh sì, dobbiamo montare i palloncini come l'anno scorso. Ma in che senso ancora? È gonfiato! Sei contento? Proprio in pole position parcheggi. Ecco qui il regalo per mia nipote. Che bello il colore delle emozioni. Speriamo che duri più di 30 secondi e non me lo rompa. Ecco, indovina cosa ho preso? La rabbia. E poi ovviamente ho trovato un'occasione per me di Paolo Crepè, l'autorità perduta. 6,60. Bene. Grazie Dani. Non rovinarli, mi raccomando. Allora, avevo bisogno di qualche magliettina a maniche corte, quindi ho convinto Dani a portarmi, ma adesso ultimamente voglio vestire over, quindi non so se si vede da qua. No. Dietro è tipo così. Poi ve la farò vedere meglio. Questa devo prenderla per forza perché dice stai sereno, lo dice il meteo. Cioè, top. Vabbè, comunque non ce la faccio. Stai sereno, lo dici al meteo. Ok, questa è andata. In realtà ho trovato anche questa che mi piace di più. E adesso però provo lo stesso queste basic, ma mi sa che prenderò le altre. Allora, questi sono i palloncini. Poi abbiamo la tendina e poi tutto in pandan. Abbiamo i tovaglioli, i bicchieri, i piattini. Questa era quella che aveva scelto mia cognata, ma lei si è presa. E questa. Lei si è presa questo. Questo è il suo cappellino. Questi nostri e poi la coroncina e la bacchettina. No, vabbè, io adoro. C'è. Adesso è il caso di mangiare. E giusto un paio di regali. Dopo finisco di ultimare il tutto, che Dani sta impazzendo. Allora, ci siamo quasi. Che gentilezza. Questa è mia nonna sotto che parla Dani. Prendi queste qua, mamma. Questi sono la coroncina, questi sono i cappellini. Sì, adesso un attimo, vai, stai facendo una. Eccomi pronta, purtroppo non è più bello come stamattina, è venuto un po' bruttino, ma fa niente, ci divertiremo comunque. Adesso stiamo aspettando l'arrivo della principessa, intanto le mie due nonne che urlano perché una non sente e l'altra non sente. E niente, aspettiamo l'arrivo della princess e siamo pronti a festeggiare. Allora, festa terminata, stiamo portando a casa la mia nonnina con Dani, sono rilegata dietro e poi magari facciamo un giretto. Nonna consegnata, riportata sana e salva a casa, adesso. Ho convinto Dani a portarmi al Mac. Ho stravoglia di andare al Mac, quindi andiamo. Finalmente. Perché? Ah, non è spicy il mio. Guardate Dani. Ora sì. È tutto spicy. Buon appetito! Allora, siamo passati un salto da casa mia che ho recuperato un po' di cose e vado a dormire da Dani. Che poi abbiamo deciso domani, visto che sarà l'unico giorno bello, poi inizierà a piovere. Sembrerebbero una decina di giorni. Allora, domani andiamo a fare il giro del lago e ci facciamo un picnic. Quindi ho preso un po' di roba e vado da Dani. Allora, siamo arrivati da Dani, abbiamo guardato un film e adesso andiamo a letto. E niente, io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi e vi invito a lasciare un like a questo video se ti è piaciuto e come sempre vi lascio anche i miei social.
Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e vi do appuntamento a domani. Ciao!